anniversary of the fall of the Berlin Wall, and given that we're in Palermo, I think it's a really interesting context, and it's also an interesting premise that walls are both imagined and real. And so, as a migration specialist, it is interesting to look at the ones that are physically, literally being built, and the others that we make up in our imagination because we want to isolate them from us. The 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, and a lot has happened 30 years from now. There has been the financial crisis in 2008 that led to a multiplicity of crises, and this is a right moment to have a privileged spaces with people that have reflected about what happened in the last 30 years. And how did it impact our society in Europe? Why we did Trans-Europa Festival is because we think it's really important to have this space for political and also cultural transformation. So a place of experimentation for both political activists and engaged citizens, but also for cultural artists and activists engaged in the arts. We thought it's really interesting to look at the urban city level in Europe and see actually what citizens are doing to change their cities. So with this idea of politics of proximity, what can you do different in your urban environment? Trans-Europa, che attenta alle sensibilità di un mondo che viene, che attenta al futuro, accolto essere Palermo un nodo importante di una nuova diplomazia delle città, di una nuova diplomazia delle città che supera le angustie degli stati, che supera le condanne genetiche del sangue e che supera la condanna ad una patria che noi non abbiamo scelto. Viviamo in un paese che fino a pochi mesi fa era messo alla berlina a livello internazionale per la violazione dei diritti umani perpetrata nel Mediterraneo, muro d'acqua che l'Italia ha contribuito a ereggere negli ultimi anni. Viviamo in un contesto europeo, globale direi, in cui i muri tornano a salire. Celebriamo il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, ma mai come oggi i muri si sono costruiti. E quindi scegliere l'oltremuro, coniare un neologismo, Übermauer, per marcare questa occasione è un atto che va al cuore del messaggio che questa biennale vuole inviare, che il futuro non è il futuro cupo di chi guarda indietro, dei nazionalisti, dei sovranisti, di chi vorrebbe difendersi dietro a un muro che non fa altro che tenere al di là persone in cerca di aiuto, ma il futuro è nella trascendenza di qualunque barriere. Il nome stesso della Biennale Arcipelago Mediterraneo vuole raccontare già l'idea che sta dietro la Biennale, ovvero quella di poter leggere il Mediterraneo come un orizzonte umano, quindi non soltanto come un luogo geografico e soprattutto il Mediterraneo non come un mare che divida, ma un mare che unisca le individualità delle singole isole che sono le culture, gli stati, che vanno certamente preservati in quanto tali, in quanto unicità, ma che hanno bisogno di un mare che possa connetterli. We need to have different people speaking together, and I think this meeting is very important because you bring different people together, and I think for the next meeting we should have even more diversity, because if we don't engage a dialogue between the diverse part of the left, of the green, but even broader, we will go nowhere. Quello che manca nel quadro politico europeo, ma anche internazionale, è l'affiancamento alla politica elettorale nazionale della democrazia della partecipazione. Cioè oggi un cittadino polacco, portoghese, italiano e tedesco che condividono una priorità, oggi che cosa possono fare? Allora credo che ci sia un'urgenza proprio di questi movimenti di unirci nell'utilizzare i debolissimi ma pur esistenti strumenti di democrazia europea che ci sono e farne tesoro per costruire una dimensione politica europea. Un'occasione come quella di oggi, da questo punto di vista, è davvero molto importante. I think democracy is not only what happens at the political level. Democracy is very much what happens in the societies, what happens in the cities, what happens in rural areas, what happens in universities. And I think meetings such as this one manage to bring expertise from different areas together to have a conversation that actually bridges all of these. For me, it's very important that
An artwork also hosts and influences and challenges and inspires the process of assembly, of bodies assembling and in an attempt to find links and common ground and inspire one another's imagination in the process of making such a union a reality. It's very difficult to fight for political change if you don't have an imagination of where you want to go. But if you only have that imagination and you don't have the political mobilization, then that imagination is powerless. It becomes an art that only serves itself. So for me, this intersection between the imagination of popular mass movements, the imagination of art, they are not exactly the same, but they inspire and challenge each other to make imagination, collective imagination, political reality. The exciting thing about this festival and Europe for the Many is that we are crossing borders to form alliances, to work collectively, to work together, to challenge this international financial system in order to challenge, you know, the imperialism of the United States, if you like, and the authoritarianism of China, and to grow social Europe, the Europe for the many, the Europe which cares about the poor and not just about the 1%. We can't bring about change without cosmopolitan democracy. We can't have cosmopolitan democracy without transnational activism. And these meeting points are places where people can be empowered to really be active and to develop an alternative vision of Europe that is the only way to counteract the right-wing populists. C'est le moment de la mobilisation. Nous vivons une situation très très grave dans le monde. Il y a un retour au fascisme. Le capitalisme, le système économique tente de créer des désastres. Donc si on ne se mobilise pas, si on ne prend pas conscience de ce que nous vivons actuellement, ça sera très très difficile de résoudre ce problème. Donc c'est une bataille qui part par la conscience, qui part du bas, surtout par les populations, les citoyens. C'est les citoyens qui doivent, selon moi, commencer à se battre.